Sonia Bellin è risultata vincitrice nel macro settore dell'ingegneria civile e ambientale con il caso studio sulle procurafie che abbiamo visto prima. Allora, che cosa consiste il premio? Beh, lo sai già. Allora, abbiamo pensato come fare, come non fare. A me è venuto in mente, per chi ha una certa età, a me è venuto in mente il signor Bonaventura, del Corrierino dei Piccoli, che viaggiava con il cartellino di milione, ma sono passati i tempi. Allora, Era un po' troppo milione, eh? questo è il contabile, diciamo, del versamento del Ah, premio di poco. 1.500 euro che il Consiglio del Collegio di Venezia ha predisposto per questo premio. Complimenti. Mi ha fatto molto piacere la recensione del professor Italiani prima, che ha molto apprezzato la nostra attività di 2 anni fa, in cui abbiamo realizzato, io penso, un bel libro, insieme tra l'altro, su un protagonista dell'ingegneria del secolo scorso, Ferdinando Forlatti, per cui fa parte del premio. Ultima cosa, abbiamo deliberato che chi ha partecipato, tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso, avranno l'iscrizione al Collegio Ingegneri di Venezia per l'anno da oggi fino alla fine dell'anno 2000. Eventi, 2020, 2020. E questo è il caso specifico, poi mi fa piacere sottolinearlo. Lei è di Vicenza, quindi non so se sei già iscritta o Sì, meno, sono se sei già di iscritta, Vicenza. ecco, a Vicenza, e tu farai parte comunque del Collegio Ingegneri di Venezia, Anche del collegio. anche del collegio, perché teniamo conto, noi siamo volontari, diciamo, siamo un'associazione volontaria, per cui noi abbiamo iscritti da Roma, da Bologna e quindi Vicenza va benissimo, ancorché bisogna dire che anche a Vicenza c'è un collegio con cui collaboriamo, ma comunque fa parte del... Complimenti ancora e tanti auguri. Ecco, sapevo che avrei dimenticato una cosa, ma dunque la motivazione, era giusto dire la motivazione, scusate. Mi ero preparato le carte, ma l'emozione. Allora, la tesi viene premiata per aver affrontato un tema di rilevante interesse multidisciplinare in un contesto complesso e articolato come il centro storico di Venezia e la sua area più rappresentativa quale Piazza San Marco. In particolare per la qualità dell'analisi, per la metodologia utilizzata nell'elaborazione della tesi, la fattibilità del progetto, la sua originalità e i risultati ottenuti. Complimenti a voi. Allora, il secondo premiato è Paolo Testolina, il quale risulta vincitore nel settore dell'informazione. Anche a lui, quindi, consegno la contabile del versamento del premio effettuato. Complimenti. Vale il discorso, il libro e vale anche il discorso dell'iscrizione ai collegi, ancorché non sei ancora iscritto all'ordine, quindi questo è un altro tema. Noi mensilmente accogliamo poi anche i nuovi iscritti. Chi vuole Chi iscriversi, vuole spiega e iscriversi si spieghiamo iscrive, tutto quello insomma, sono un buon che intenditore. Grazie. Ma la motivazione. Ah sì, la motivazione. Va bene. Dunque, Paolo Testolina, la tesi viene premiata per l'interesse e la rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del premio e in particolare per la tematica della subsidenza degli insediamenti dell'area veneziana. Di estremo interesse è stata ritenuta la base teorica che supporta metodologicamente sia l'analisi che i risultati ottenuti, da quello che in qualche modo avevamo anticipato prima. Grazie.
Il terzo non è, non è un vincitore. Allora, la giuria ha ritenuto di dover sottolineare anche un lavoro, quello di Dario Fantinato, proprio per, anzi qua stavolta leggo prima la motivazione, se la trovo. Ragazzi, era una bella tesi. È stata rubata. Ah, va bene. Allora, il Consiglio del Collegio ha decretato una menzione speciale anche a termini del bando di concorso su questa tesi. La motivazione: alla tesi viene attribuita una menzione speciale per aver affrontato un tema di estrema attualità e importanza, quale la localizzazione di un nuovo terminal per crociere nella laguna di Venezia, ipotizzando di riqualificare un'area relativamente degradata della gronda lagunare e per aver ben coniugato il terminal Ro-Ro e per l'entrata del mare con questo terminal. Questa è la motivazione. Ecco qua il testo di Forlati, e sei iscritto anche, quindi se vuoi partecipare ai lavori, complimenti e tanti auguri per il tuo lavoro. Qui non ho motivazioni, quindi allora Gabriella, Annoè e Davide Comuniano, ecco, abbiamo il libro e siete iscritti anche voi.